No, buongiorno, eccoci qui. E adesso che combina Roberta? Roberta prepara il suo pranzetto. Ok. Prepariamo una tartare con un pizzimonio di carciofi. Bene, abbiamo la nostra ciccetta. Però prima prepariamo il nostro condimento. Prendiamo dei limoni. Con i limoni che abbiamo già pulito, che andremo a spremere. Voilà. Perfetto, belli sugosi. I limoni fanno benissimo, utilizzateli. Una fonte di vitamina C, di antiossidanti, questo periodo ci vogliono. Mettiamo in una ciotola, mettiamo olio extravergine di oliva, bene, ok, un po' di sale e un po' di pepe. Quindi mixeremo e poi ci metteremo anche un trito di prezzemolo. Vivo, prendo il prezzemolo e sono da voi. Un bel prezzemolo che l'hai giocato. Se non c'è, vabbè, va bene anche senza prezzemolo. L'importante è che avete messo olio, sale e aceto e un po' di pepe. Eccola qua, la nostra versione è pronta. Perfetto. Prendiamo il nostro carciofo che abbiamo già pulito. Vediamo il pelo che c'è all'interno, così, bene, e faremo tagliare sottile sottile. Questo è un cacciocco violetto, va benissimo, taglio sottile sottile. Ciao Marina, come va? Grazie. Questo è un piattino per noi, eh? E domani con i carciofi farò il polpo. Ok. Posizioniamo i nostri carciofi nel piatto. Questo modo. Bene. Vedete, è molto veloce, non ci vuole molto, eh? Benissimo, abbiamo fatto con i carciofi. E ci mettiamo il nostro condimento. Così, in questo modo, già si insaporiscono. Ecco qua. Benissimo. Perfetto. Non si ossideranno perché il limone non li fa ossidare, non li fa diventare neri e prendono sapore. Bene. Poi la nostra bella ciccia. Roberta. Ecco qua. Altro pezzettino, ma sì. Procediamo.
cucchiaio. Mio figlio va di ciccia anche lui. In questo modo battiamo la nostra carne a coltello, perché non l'abbiamo presa già macinata in macelleria. Molto semplice. Brucia la fibra della carne, per cui la tartare va bene tutto il coltello. Come vedete ci siamo quasi, non ci vuole molto. Pronta, non ci è voluto molto, l'avete visto? Benissimo, come vedete abbiamo battuto la nostra carne. Adesso la condiamo con il nostro condimento. Benissimo, prendiamo una forchetta. Potete preparare anche un pochino prima, anche perché la carne è fredda del frigorifero, se la condite, la preparate prima, raggiungerà una temperatura ambiente che è ideale, anche perché a temperatura ambiente potrete assaporare di più il gusto della carne, come i formaggi peraltro, i formaggi vanno tirati fuori prima dal frigorifero, non vanno mai mangiati freddi, ma lasciati a temperatura ambiente. Ecco qua. Benissimo. Oh, la nostra tartare è pronta. Se avete un coppa pasta, usate un coppa pasta, se no non è necessario. Potete fare tranquillamente in questo modo. Ok. Benissimo. Tocco finale. A me piace molto l'arancia nell'insalata e devo dire che con questo piatto si sposa molto bene. Quindi proviamo un'arancia. Questo è un bel tarocco, quindi questo è un piatto che va benissimo, ricco di vitamine. Abbiamo utilizzato il limone, stiamo utilizzando l'arancia. Una gioia anche per gli occhi. Colore, sapore e salute. Meglio di così. Un filo d'olio extravergine. Benissimo. Un pochino di sale sull'arancia che ci sta molto molto bene.
Beh, che ne dite? Bel piattino, vero? Bene, grazie della vostra attenzione. E adesso io mangio. Grazie a tutti e alla prossima ricetta. Buona giornata a tutti quanti. Un bacio e un abbraccio a tutti. Grazie. Grazie Mauro. Ciao Giulio. Bene, ci vediamo alle prossime ricette. Ho intenzione di fare con i carciofi diverse ricette. Faremo una lasagna con i carciofi. Grazie Marina. Una bella lasagna con i carciofi. Dei ravioli con i carciofi. Una quiche con i carciofi e li faremo alla giudia, alla romana e vedremo come poter gustare questo ortaggio di stagione che veramente fa benissimo, purifica il fegato, contiene ferro ed è una gioia per il palato. Grazie della vostra attenzione, un bacio e un abbraccio a tutti quanti, alla prossima ricetta, grazie di nuovo.